Quali sono i paesi che hanno più paura dei migranti? Uno studio dell'Accademia delle Scienze Ungheresi svela che nei paesi dove ci sono pochi migranti la paura fa 90, mentre in quelli in cui l'immigrazione è forte la paura è poca. I dati giungono da 20 nazioni europee esaminate nell'atteggiamento verso l'immigrazione. In Germania e in Svezia, in cima ai desideri di tanti migranti, solo una piccola percentuale della popolazione li rifiuta e sostiene che a nessuno dovrebbe essere dato il permesso d'ingresso, mentre in Ungheria è il 60% della popolazione che rifiuta i migranti. L'indice più alto del rifiuto dei migranti è dell'Ungheria, poi c'è la Repubblica Ceca e quindi l'Estonia. Secondo la sociologa Messing, negli stati baltici e in quelli orientali le paure sono diverse dal resto d'Europa. I popoli orientali temono che l'immigrazione abbia un impatto negativo sulla loro cultura e sulla vita religiosa. Nell'Europa occidentale, in cui molti immigrati sono già arrivati, si teme l'aumento della criminalità e il peggioramento del mercato del lavoro e del sistema sociale in generale. I nuovi dati della Gran Bretagna e dell'Irlanda rappresentano una sorpresa per i ricercatori. Dal 2015, cioè dal picco della crisi dei rifugiati in Europa, la paura dei migranti è calata di oltre il 10%.